Salve a tutti! Questa è la volta di Torreciano. Beh, dopo aver percorso tutta la panoramica con il motorino, cosa che vi consiglio di fare se avete una moto, che vi vedete tutto il panorama, siamo arrivati alla strada che ci porterà, alla stradina che ci porterà a Torreciano. Percorrendo il sentiero, a un certo punto potrete trovare questa specie di guardiola, penso, dove c'erano i soldati prima di arrivare alla torre. Diciamo una specie di checkpoint, credo. Dopo un quarto d'ora di camminata si intravede la torre. Comunque siamo quasi vicini, quasi arrivati. Ed eccoci arrivati a Torreciano in tutto il suo splendore. Splendore, insomma, vabbè, tra virgolette, perché è stata oggetto di varie controversie per il fatto che è passata a privati, è passata in mano a privati, e praticamente nel 2004 questi privati sono stati citati in giudizio per abusivismo dal WWF, e purtroppo si sono fermati i lavori di restauro della torre. Questa torre è stata costruita dopo Capodomo e dopo quella dell'Argentiera. È stata costruita dai senesi praticamente per rafforzare, diciamo, la zona difensiva dal lato, diciamo, del promontorio, dalla parte di Porterco. E tramite questa torre riuscivano a comunicare con la Torre delle Cannelle e la Torre dell'Avvoltore. Qua dietro il ponteggio possiamo intravedere un ponte fatto da sassi, diciamo. Praticamente si interrompeva prima della torre, e per salire sulla torre c'era un ponte levatoio che si alzava e si abbassava. Ma addentriamoci all'interno della torre. È una delle poche torri che si può vedere dall'interno. E all'interno della torre c'è questa specie di, tra virgolette, sotterraneo, che praticamente era, penso, il piano terra della torre.
E all'esterno della torre, mettendo bene i piedi senza cadere in fondo, possiamo ammirare tutto, praticamente tutta la parte dell'arcipelago dalla via di Porto Ercole. Praticamente abbiamo un ampio spettro visivo anche qua di mare, e si può notare con facilità Giannutri che è lì davanti. Praticamente questa torre fu costruita anche per questo, perché varie incursioni dei pirati ci furono qua su questa torre, e praticamente i pirati, si scoprì che prima di arrivare ad attaccare Santo Stefano, Porto Santo Stefano, facevano base e facevano scalo a Giannutri, e poi da là arrivavano verso Santo Stefano e venivano a fare le incursioni piratesche. Infatti questa torre fu per metà distrutta. Successivamente, dopo essere stata ripristinata, la torre divenne un temporaneo presidio napoleonico all'inizio dell'Ottocento, mentre in seguito passò sotto il territorio amministrativo del Granducato di Toscana. Fu dismessa definitivamente dopo l'Unità d'Italia. Infine nel 1877 fu venduta, come vi ho detto prima, a privati. Beh, che dire, siamo arrivati alla fine di questo viaggio alla scoperta di Torreciana.